Siamo eh, praticamente nel eh, centro operativo di eh, Ivano Fanini, delle de, eh, squadre di Ivano Fanini, Amore e Vita eh, SMP, eh, che praticamente quest'anno è reduce da eh, un 2013, 2014 di, eh, con 7 vittorie, 7 vittorie eh, ottenute in varie parti del mondo, e, e, però già si pensa al 2015 e, e oggi c'è un ospite importante qui eh, a casa Fanini, chiamiamola casa Fanini questa, perché in effetti è un po' come dire... Il, il centro di, di tutte le attività di Ivano Fannini, suo figlio Cristian, della famiglia che non riguarda naturalmente solo il ciclismo. Comunque dicevo, l'ospite illustre, e importante di oggi è Mauro Sant'Ambrogio. Io ho detto illustre. Però Mauro, eh, tu no, forse non ti sei sentito tanto illustre in quest'ultimo anno, perché ricordiamo un po' la tua vicenda. Ma è proprio illustre, illustre, non penso, anche perché da un anno e mezzo a questa parte. Ho avuto più bassi che alti. Dopo aver toccato diciamo, quasi il cielo con un dito, sono, dopo una settimana sono tornato sotto, cioè sono andato sottoterra e ho fatto i primi tre mesi che ho sofferto veramente tanto. Ora da oggi è la, riparte la mia nuova vita ciclistica e grazie a Ivano e Cristian Farini che mi stanno dando questa possibilità. Eh, io Prometterò, cioè, Do loro una promessa che non si pentiranno e darò il meglio di me stesso e cercherò di portare in alto, più in alto possibile, questo nome di questa squadra. Io ho detto illustre, perché anche diciamo, nelle, nelle sacre scritture c'è la, la, la parabola del figlio il prodigo, cioè quello che praticamente ha sbagliato, però poi, anche avendo sbagliato, viene accolto a braccia aperte dalla famiglia, da coloro che gli vogliono bene. Quindi, insomma, tu hai sbagliato, lo ammetti di aver sbagliato. Ma certo, io ho sbagliato e ammetto le mie colpe, forse per come sono io caratterialmente ho sofferto tantissimo. Non faccio ancora fatica a volte a reagire, a riprendermi, ma ormai voltiamo pagina e pensiamo a questa preparazione in vista di un 2015 e per ritornare, ritornare a prendermi quello che mi sono perso. Io non voglio mettere il dito nella piaga, però ricordiamo brevemente la tua vicenda: tu eh, professionista 2004, 5 vittorie. Se non sbaglio, fra i professionisti, eh, poi eh, si può dire approdo alla squadra appunto di Discinto Citracca, eh, grande Giro Italia, eh, Quello vinto da Nibali. Poi nella scia di Nibali, anche praticamente nel 2013 con eh, la vittoria di tappa a Bardonecchia. Una bufera praticamente, una giornata veramente terribile, e lì eh, toccasti il cielo con un dito. Io mi ricordo di intervistare anche un 15 giorni prima: avevi vinto all'Arciano, anche lì, altra giornata brutta proprio, eh, pioveva, faceva freddo, e comunque anche lì eri contento. E da lì, ecco, tutti dicevamo: ecco finalmente, perché non è che tu fossi andato male anche negli altri anni da professionista, però ti mancava quel qualcosa in più che sembravi avere in quell'anno lì. E invece, poi dopo come dire, una dieci giorni neanche più da, da, da Bardonecchia la botta del, del controllo eh, che ti è stato fatto nella prima tappa del Giro d'Italia con quel risultato positivo. E da lì sono cominciati tutti i tuoi problemi. Sì, diciamo che comunque se ho fatto quello che ho fatto nel 2013, i piazzamenti, le vittorie, eh, non è perché ho fatto quelle cose perché forse nel 2013 ho avuto nella squadra di Città che scinto una fiducia che nelle altre squadre ho sempre avuto però dovevo mettermi a disposizione di altri compagni molto più forti e più nominati di me con loro ho avuto la possibilità di mettermi in mostra e diciamo che in effetti sono riuscito a, ad, ad ottenere risultati che non avevo mai ottenuto ecco, poi diciamo eh... Il, il buio, dopo, dopo questa vittoria Bardonecchia, eh, notizia terribile addirittura, si è parlato in giornale di un tuo possibile tentato a suicidio. È stato esagerato questa cosa, veramente caduto in questo abisso profondo durante quei giorni? No, è successo veramente quella sera a casa mia, ero e proprio, avevo visto proprio il, penso, il buio più brutto che si potesse vedere e lì proprio volevo farla finita, ma grazie all'affetto dei pochi tifosi che mi erano rimasti, ma soprattutto di Alessandra, De Stefano e della Gazzetta che hanno mosso praticamente il web, mi hanno fatto vedere che c'è ancora qualcuno che crede in me, che mi vuole bene, quindi da lì ho cercato di ripartire e poi rimettermi in pista e poi comunque devo ringraziare anche la mia fidanzata Giulia. Ora rappresentiamo, a proposito di fidanzate c'è da dire una cosa. Io mi ricordo sempre all'Arciano, ti intervistai e tu dicesti, che, dichiarasti che era stata una vittoria che voleva dare un calcio a tutte le delusioni che aveva avuto negli ultimi mesi, compresa anche che ti eri lasciato con l'altra ragazza. Sì, certo, si vede che comunque era destino che doveva succedere tutto così. Alla fine io sono la persona più felice di questo mondo. Per come si sono messe le cose da un periodo a questa parte. Se sono rinato, diciamo che il 99% lo devo ringraziare la mia nuova fidanzata, Giulia. Allora conosciamo Giulia che fra l'altro abita a 500 metri a casa tua, in Verigo, se non sbaglio, provincia eh, di, eh, di Como eh, a Carugo, a Carugo vabbè, attaccato. Giulia, ma tu hai raccattato, dici Toscana raccattare no? questo povero ragazzo che era veramente non in terra, sottoterra. Come è successo questo? È successo con la richiesta da parte mia, nei suoi confronti, di un caffè. Eh, lui ha accettato questo caffè e, e niente ci siamo visti. E la mia richiesta era: bevi un caffè con una vecchia amica, lontano da tutte e da tutti, senza parlare delle solite cose che nell'ultimo periodo era, era sempre solo quello. l'argomento. Ma tu lo conoscevi già, lui come ciclista o no? Io sì, 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 lo conoscevo. Era. Dieci anni che ci conosciamo, sì sì. Anche di più perché sua sorella ha la mia stessa età, siamo andati all'esilio assieme e lui si arrabbiava perché da piccolina giocavamo in camera sua e non le lasciavamo la camera. Scusa, però vabbè io non ti voglio paragonare a grandi campioni perché io spero ti possa avere tempo anche per diventarlo però allora questa ti deve volare veramente bene perché cioè, non è che sei innamorata del campione come succede tante volte in tanti altri sport, ti ha preso che addirittura è quasi un ex ciclista. No, ero praticamente, non ero più un ciclista, ero finito e comunque sì e poi come aveva detto lei dieci anni fa avevamo già avuto una breve storia e non so come mai per dieci anni ci siamo persi completamente di vista pur abitando vicinissimi non ci siamo più visti fino a quando quel 18 ottobre mi ha scritto questo messaggio e io mi ricordo che l'ho riletto più volte perché non pensavo mai fosse lei e alla fine ho accettato e da lì poi è nato tutto e adesso siamo qui e si riparte insieme. Quindi Giulia, io, scusa, allora, cioè, tu beh, da donna non lo dirai mai, però lo tenevi d'occhio già da un po' di tempo, perché farti avanti tu non è tanto facile, ecco per una donna farsi avanti. No, ma non mi ero fatta avanti come, come promessa sposa, promessa fidanzata, no, no, assolutamente, era davvero un caffè, con, eh, con una vecchia amica per parlare di qualcosa al di fuori di questa brutta storia, ecco. era più un aiuto in questo senso. Ma a te piace il ciclismo come sport o no? <ride> no non puoi dire di no, eh, sono ti... distrutti. Dillo pure. Ma a me piace perché corre lui, ma al di là di quello non capisco assolutamente niente. Guarda, questa è una garanzia, penso, che, che possa andare avanti la storia. Perché chi troppo il ciclismo, poi che ci ho fidanzati o mariti, insomma, dopo diventa, a volte sono delle lotte in casa proprio. No, no, questo è vero, infatti siamo gli opposti come in tutto. <ride> e quindi anche la bici è un opposto perché per me, diciamo che è la mia vita, perché sono nato da quando ero piccolino, lei praticamente... Tra un po' non so neanche come si sale su una bicicletta, quindi è giusto così. Senti, tu lo sai che la squadra di Fanini è, a volte non, non, non ha tanti amici in gruppo, capito? Perché dicono: vabbè, Lui, Ivano, dà l'ultima speranza a qualcuno che ha sbagliato, qualcuno eh, gli dà soddisfazione, altri sbagliano. Ugualmente è successo anche quest'anno. Quindi, insomma, diciamo che è una squadra, non dico da ultima spiaggia, però, è una squadra dove se un ragazzo veramente vuole cambiare pagina, anche avendo sbagliato, perché tutti possiamo sbagliare, ecco, è, è il posto giusto. Però, tu come, come vedi chiamiamolo il trattamento tuo futuro eh, dell'anno prossimo, con questi, correndo in questa squadra. Ma sicuramente ora parlerò con loro per il programma delle corse e tutto. Io non mi porrò nessun obiettivo, so solo che qualsiasi corsa che parteciperò che sarà adatta a me, io darò tutto me stesso per arrivare a rialzare le braccia. E Comunque, se non, ci state se non ci fosse stata la famiglia Fanini, io forse a quest'ora non correvo neanche più. Ho tenuto duro per un anno e mezzo, e se non c'era Ivano che mi chiamava, a quest'ora penso. avevo oh, già mollato. Senti domanda difficile ma um, poi domanda che, a cui la risposta ormai la, chi, chi segue il ciclismo come me come, come altri la sa già la risposta ma eh, perché non si riesce a debellare questa piaga del doping perché anche recentemente squadroni tipo Astana hanno avuto tre corridori uno dietro l'altro proprio eh, positivi e, e tante altre squadre cioè, qui c'è sempre qualcuno forse che pensa eh, che, che a barare poi, poi nessuno ti scopre mai ma in realtà poi non succede così Ah, sì, questo sono d'accordo e comunque c'è da dire che il ciclismo è forse uno degli sport più presi di mira su questo e questo non è per diciamo come una scusa perché alla fine chi l'ha fatto è la prima persona che ha sbagliato e comunque le scorciatoie alla fine non pagano. Tu cosa pensi di una vicenda come quella che ha fatto molto male al ciclismo di Lance Armstrong? Ma Non lo so perché alla fine io, quando lui correva, mi ricordo i duelli con Pantani con Ulrich, e alla fine è successo quello che è successo anche a lui. Io, sì, mi ricordo che ho fatto un giro, il giro di Atlanta in America, che era l'ultimo anno che lui correva in bici, e poi ho rifatto anche le corse la prima corsa al Down under quando lui aveva, era rientrato con la Radio Shack. Ecco, tu come lo giuri che sta facendo? Io ho detto, cioè, secondo me è un, può essere un, come dire, un brutto biglietto avviso per il ciclismo, però da una parte dimostra anche che si vuole cambiare pagina. Ma sì, certo, il ciclismo comunque si sta vedendo con tanti risultati che stanno facendo i controlli, che sta veramente voltando pagina e sta proprio cambiando in maniera impressionante nel migliore dei modi altra domanda che si fanno a volte i giornalisti, i tifosi così, via, ma se nessuno prendesse niente non sarebbero uguali i valori? io penso che comunque al di là di tutto determinate sostanze non è che cambiano un corridore perché se un corridore nasce cavallo non penso che diventi asino ah, <ride> e, quindi, eh, e quindi io la penso così nel ciclismo, quali sono? Ti, ti hai detto che sono sentito abbandonato a parte De Stefano, eh, la Gazzetta dello Sport, ma ci sarà pure qualcuno in gruppo che è tuo amico? È tuttora tuo amico di Corridori o di ex Corridori? Ma sinceramente, forse anche un po' per colpa mia, mi sono un po' estragnato dal gruppo totalmente, quindi non sono mai rimasto in grandi contatti con nessuno. In famiglia? Ma diciamo che la mia famiglia hanno sofferto forse. Più di me la mia situazione e tuttora stanno soffrendo e anche loro ora stanno vedendo la luce. Ecco, non è che quel problema che hai avuto, il tentato suicidio, queste cose lì, è derivato dal fatto che, perché, vabbè, hai sbagliato, uno sbaglio, però bisogna anche essere molto innamorati di questo sport perché. Eh, cioè vedersi finire così perché se uno aveva barato e poi diciamo tutto sommato beh, vado a lavorare o c'è qualche altra alternativa era più facile accettare questo, questa squalifica è così cosa ne dici tu vuol dire che forse è stato anche che tu li volevi talmente bene a questo sport beh alla fine io a 30 anni non posso immaginare non potevo immaginare la mia vita senza la bici anche perché è da lontano 1991 in giro che ho iniziato a correre in bici quindi è più di 20, 20 anni che corro in bici, e quindi non riuscivo a immaginarmi un futuro senza la mia bici. E come d'altronde, da quello che mi è successo da un anno e mezzo a questa parte, tolto i primi tre mesi, che non sapevo più neanche dov'ero, pian piano mi sono rimesso in pista, e forse ora come ora mi sto allenando ancora più di quando devo preparare le corse. Ecco, tu tecnicamente tu puoi già correre perché tu hai avuto ridotto la squalifica perché hai collaborato con gli organi di giustizia del ciclismo. Ma io potrei correre dal 3 novembre, sono un corridore a tutti gli effetti, quindi... Se vuoi ci sono gare già in giro per il mondo? Sì, lo so, ne avevo parlato anche con Ivano, però ormai cerchiamo di concentrare tutta la preparazione sul 2015, abbiamo ancora qualche mese di tempo per... Raffinare la forma e poi si partirà. Conosci qualcuno dei tuoi futuri compagni di squadra qui, l'amore e Vita? SMP, ma ti dico, mi ricordo Mattia Cavazzi perché alla fine lui è un anno in più grande di me, quindi mi ricordo i duelli che correvamo da Juniores, le volate che può sembrare strano che io da Junior facevo volate, ma ero un po' più tarchiatello e quindi. Sei fermo allo sprint. No, ma diciamo che comunque negli ultimi anni ho perso parecchi nello sprint perché ho praticamente privilegiato tutti gli allenamenti in salita. Comunque, il tuo curriculum ho detto 5 vittorie, tappa Gio Italia, nono posto a Gio Italia 2013, quarto posto a un giro di Lombardia. Quindi, insomma, diciamo che eh, in certi tipi di gare io ti vedo sempre primeggiare quando è brutto tempo, come mai? Non lo so, perché ultimamente negli ultimi anni i miei migliori risultati sono arrivati sempre nel tempo peggiore. E quindi beh, allora, beh, spero beh, che l'anno prossimo sia brutto tutto l'anno. Almeno magari porterò a casa qualche risultato buono. Inizio, sapete ancora niente di stagione? Ma guarda, non so ancora niente. Penso che parlerò a breve con loro dei programmi. Comunque, l'unica promessa che posso fare è che sarò già davanti e spero di lottare per la vittoria sin dalla prima corsa. Sarai spesso in Toscana o resterai in Lombardia? Ma diciamo che io sono abbastanza legato al mio territorio perché conosco benissimo tutti i miei, i miei tempi, le mie strade di allenamento, è difficile portarmi fuori, però certo se il tempo a casa non permetterà, qua a me piace tanto stare nella zona di Lucca e conosco già un po' i percorsi e quindi probabilmente verrò anche a fare qualche settimana, qualche stage qui. Giulia, visto che tu la conosci bene, tanto ora abbiamo visto il profilo tecnico e morale anche di, di Mauro, tu dici pregio e difetto maggiore che, che hai riscontrato in lui, come uomo, come ragazzo? Sia pregio che difetto, e uno e uno è che è buono e buono, è un pregio e un difetto. Buono e troppo buono, lo dici. Esatto, sì. sì. Coincide quest'idea? Sì, perfettamente. Dice se sei troppo buono se deve mischere a volte, vero? Mi eh, sa sì. che è proprio vero, anche su come dice... No, sì, sì. Comunque, senti, lo sbaglio hai fatto, ma non torniamoci sopra, però eh, dovessi dire eh, 100%, la percentuale è colpa mia, la percentuale è colpa del sistema o di altre persone? Non lo so, eh, alla fine sono risultato positivo io, quindi la colpa è mia, 100%. 100%. 100%. Vuol dire che quello che facevi lo sapevi coscientemente? Sì, sì, certo e dovessi dire un messaggio per uno giovane che oggi comincia a correre per non sbagliare, cosa, cosa può fare? Perché non tutti possono diventare campioni e vincere gare. Ma cosa può fare? Sinceramente fare proprio la vita veramente come si faceva forse anni e anni fa del corridore. Dall'allenamento al riposo al mangiare tutto preciso anche se può sembrare... <ride> Scusate, è una parola un po' da sfigato, però alla fine il corridore, se si vuole far fatto bene e andare forte, bisogna essere così. Perché gli allenamenti sono importanti, ma il riposo diventa ancora più importante a volte. Allora, chiaramente in base alla categoria vostra, non sappiamo quale gare potrete partecipare, però ecco. Un sogno tuo, una gara che, che pensi piacerebbe poter vincere. Ma eh, il mio sogno da una vita, da quando corro, che ci sono andato più vicino nel 2012 è Lombardia, so che con loro. Sarà difficilissimo però, partecipare, però mai dire mai. Comunque, diciamo che è un obiettivo troppo in là e ci penseremo un momento. Ora, io, qualsiasi corso come ho detto prima, che sia in Italia, che sia all'estero, in Giappone, in Francia, che sia adatto a me, un arrivo adatto a me è duro, proverò a passare per primo sotto la traguardia. Io conosco bene questa squadra qui di, di, eh, di Fanini. E devo dire che insomma, con loro girerà il mondo, perché veramente girano il mondo a tutti i livelli. Questo ti piace girare il mondo, o ti piace più un'attività italiana, locale? Ma diciamo che le corse in Italia, comunque, sono molto importanti perché il calendario italiano si sa, anche perché il ciclismo in Italia è sentito. Comunque, correre in bicicletta come in tanti altri sport fa parte. Essere, di essere un po' nomadi, no? Quindi mancare da casa e andare all'estero a correre, stare via per giorni. Io su questo lo faccio da una vita, quindi non mi pesa. Giulia, ma a te peserà questo fatto? Avere un, un fidanzato giramondo? No, perché così lo giro anch'io. Ah, quindi te la porti a rimorchio? Sì, <ride> eh, sì, potrà, la porteremo. Vabbè, direi che è tutto. Poi lo sentiamo il team manager dell'Amore del, del Vita SMP, Selle. Eh, Cristian Fanini. Abbiamo parlato con eh, Mauro Sant'Ambrogio, con la, la fidanzata Giulia Citterio, che sono tutte e due molto simpatici, come avete visto, e poi hanno detto tutto quello che potevano dire senza naturalmente eh, reticenze. E, eh, però è eh, una nuova scommessa, le chiamo scommesse quelle che fate tu e tuo padre Cristian, perché a volte si vincono, a volte tipo Benedetti si perdono, però non è colpa vostra perché c'è chi vi dà addosso di te, ma loro è troppo facile, no? Non è per niente facile, perché voi vi tocca a volte fare anche delle brutte figure per colpa di altri perché voi responsabilizzate i ragazzi, se però questi poi non lo capiscono, eh, purtroppo sono affari loro. Ho ragione, eh, ragione in pieno, come hai detto te, Benedetti è stata una grossa. Sconfitta per noi personale perché ci abbiamo sempre creduto, io sono andato contro il mondo ciclistico intero perché credevo in lui, perché volevo dargli la possibilità di dimostrare che quello che eh, c'era intorno erano solo voci e, e nient'altro. Purtroppo dopo noi eh, non possiamo controllare 24 ore su 24 un ragazzo di 25 non so anni. Si noi, noi abbiamo, abbiamo controllato, abbiamo fatto test, abbiamo controllato la sua, insomma, il suo passato, tutti i test antidoping e, e che aveva fatto, era tutto nella norma, però poi eh, l'errore l'ha commesso grande e pagherà ecco, per questo. Mi dispiace che mh, mi sento preso in giro da una parte, e, e, insomma, però. Posso altro che continuare e cercare di, di, di imparare anche io dai miei errori. Eh. Diceva Dante che causa del suo mal pianga se stesso, no? Sì, sì, è proprio così. È proprio così. Per, sì. qua, per quanto riguarda invece Sant'Ambrogio, come detto è una nuova scommessa, ma io ci credo e sono convinto che col giusto tempo riuscirà a darci delle belle soddisfazioni. Ecco, io l'ho detto, lo conoscevo anche prima, lì, a voi, l'ho intervistato è Un ragazzo, come dire, molto, molto non timido, però sta, sta sulle sue. però quello che dice lo dice ragion veduta, cioè vuol dire che ha un cervello che ragiona. Purtroppo, poi gli errori possono essere commessi a chiunque, eh, quindi ma lo ha riconosciuto e si è addossato tutta la colpa. Quindi, tra ah, l'altro, che sia un ragazzo intelligente dimostra anche il fatto che eh, ha collaborato e quindi ha avuto la, la pena, eh, la squalifica ridotta e ora è ansioso di ricominciare. Io penso, detto personalmente, che avrete grosse soddisfazioni da, di lui, da, da parte sua, però. È questo, questa vicenda di Sant'Ambrogio è esemplificativa del fatto che eh, sì, sono migliorate le cose, però, però c'è sempre quel però. Sì, hai detto bene, c'è sempre quel però. Noi però vogliamo vedere il lato positivo di questa cosa. e Come hai detto te, Mauro una persona estremamente pacata, un ragazzo serio, poche parole ma buone. È deciso a voltare pagina, ha sofferto molto dalla situazione che... Che si è procurato, ha rischiato la vita. Rischiato la vita e è riuscito a venirne fuori anche grazie al supporto della sua ragazza, della sua famiglia, de dell'amore, insomma, e del bene dei tifosi che comunque non l'hanno mai, quelli veri, non l'hanno mai abbandonato. Io, io l'ho visto veramente cambiato, veramente modo, motivato. E se oggi è qui è perché è deciso a. A lasciare il segno, ma questa volta a lasciarlo in positivo e ad essere anche per così dire, un, un esempio, sì, un esempio per tanti, per, per i giovani e anche per i non giovani, per i corridori professionisti stessi perché è raro umano, no? come si suol dire. L'importante è prendere le proprie responsabilità. E, e risorgere da esse, da, da, dagli errori che si, siamo, che, che, che si sono insomma, accumulati. accumulati sì. lui, lui è veramente determinato adesso, ha capito già da diversi mesi, però insomma, aspettava questa occasione. E quindi noi siamo qui, abbiamo aperto le porte della nostra squadra, della nostra famiglia, soprattutto. E so che lui. È un corridore di livello, quindi ho sentito prima che il suo sogno è vincere il Lombardia. Con noi dovrà insomma, aspettarsi a qualcosa di meno all'inizio, però diciamo che avrà modo di mettersi in luce, di fare le migliori corse a parte le World Tour. E sicuramente riuscirà a vincere o quantomeno essere competitivo, perché le doti è indubbio che Madre Natura gliele ha date. Quindi. Eh, vedremo ci sarà da divertirsi io credo siamo persuasi senti un passo indietro bilancio 2014 dell'amore vita SMP, slmp eh, sette vittorie tutti all'estero eh, rivalutazione eh, di mattia gavazzi perché questo ragazzo eh, dopo anche lui ha avuto il, il passato de, dei momenti veramente terribili e eh, quindi io direi tutto sommato Considerando le, le difficoltà a gareggiare, anche il calendario europeo il vostro, dovreste essere soddisfatti? Sì, sì, noi siamo soddisfatti perché alla fine stiamo ancora correndo. Siamo partiti ieri per la Cina e correremo fino al 16 di novembre tre, altre tre corse a tappe molto importanti dell'UCI Asia Tour. A livello di bilancio, sono soddisfatto con queste sette vittorie. Mattia è stata la ciliegina sulla torta perché. È venuto dall'ennesima delusione eh, alla Cristina Watches, dove eh, pensava di. Che ha chiuso proprio, il comunicato ha chiuso proprio ieri. Dove, sì, appunto, dove pensava di essere leader e invece eh, si è trovato che non aveva mai corso praticamente. È venuto con noi dopo aver fatto solamente 5 gare e ha vinto subito. Questo dimostra il suo talento, eh, che è indiscusso, è innato. Poi nella vita ha fatto anche lui tanti errori. Non eh, collegati al doping, per altre cose, sì, però poi si è saputo sempre risollevare e adesso anche lui è arrivato a 32 anni avere una uh, finalmente diciamo una maturazione giusta. Il ciclismo moderno eh, va molto in là l'età eh. sì. Poi lui ha visto, con le squalifiche che ha avuto, ha no, corso poco quindi per conto mio ancora minimo minimo quattro stagioni alla grande davanti e sarà il nostro leader anche il prossimo anno perché ha un accordo già precedente con noi anche per prossimo è in Cina, sì, perché le gare in Cina sono abbastanza pianeggianti, quindi diciamo adatte ai velocisti. Noi io lo voglio dire, non abbiamo vinto in Italia quest'anno e me ne dispiace perché era il mio sogno, no? È dal 2009 che non vinciamo in Italia, quindi ci vorrebbe un, un altro bel successo a casa nostra. Sì, lo sparisco tutte le cose in Italia. Punto. Però c'è sempre meno possibilità di mettersi in luce. Pertanto, per noi eh, giriamo il mondo, come dicevi te, perché è il nostro stile, è il nostro modo di, di, di affrontare la stagione ciclistica anche per dare la possibilità ai ragazzi di mettersi in luce in, in corse che contano. Perché anche se noi, come Continental, potremmo anche correre alle internazionali che ci sono in Italia, ma non ha senso per me andare a correre coi dilettanti, altrimenti avrei fatto la squadra dei dilettanti. No. E voglio dire che insieme alla Nippo siamo l'unica squadra Continental al mondo che è riuscita a vincere quest'anno una gara Hors Category, però noi in più alla Nippo ne abbiamo vinte due perché Gavazzi ha vinto due tappe, e quindi è stata veramente una bella soddisfazione per noi perché non tutti ecco, ci riescono. Ho letto un articolo proprio qualche giorno fa che dicevano, parlando un po' così, non tanto bene delle Continental, che nessun, nessuna squadra aveva italiana aveva mai vinto o nemmeno terminato una gara 1.1 Horse Category. C'era un errore madornale perché noi va bene, non siamo una squadra italiana di affiliazione, però siamo al 100% italiana come, come matrice, come anima, come spirito, come base, come tutto. E invece siamo riusciti a vincere non una gara punto 1 ma bensì horse category che è subito sotto il world tour mm -hmm. quindi sono soddisfatto di questo poi abbiamo fatto una miriade di piazzamenti nei primi nei primi cinque sì. otto terzi più di 10 quarti quinti poi dozzina di piazzamenti nei 10 però insomma sempre in corse eh, con, insomma, titolate con dei, dei Orts Category 1.1, 2.1. Insomma, abbiamo fatto una bella stagione che, che ci ha confermato su livelli alti tra le migliori squadre continentali al mondo. quindi insomma, Tu parli vanno, cosa dici? No, lui non si stanca neanche? Quello. No, non si stanca, non si stanca. Vorrebbe sempre di più da ragazzi, non tanto in vittorie, però tanti, Voglio dire, in, in impegno, in comportamento. Sì, quest'anno abbiamo avuto purtroppo un paio di atleti che ci hanno molto deluso, erano quelli su cui avevamo puntato di più a livello proprio personale. E quindi, insomma, queste delusioni a volte fai fatica a, a superarle. Però poi c'è la passione che prevale su tutto. Gli ha portato male a quei due l'area del Canada? Eh, ahimè, mi sa proprio di sì, mi sa proprio di sì che ci vuoi fare, sono cose che insomma, nella, nella vita succedono, l'importante è, ti ripeto, è cogliere il lato positivo sempre della medaglia e cercare di, di, di proseguire eh, facendo sì che certe, certe cose non accadano più. Quest'anno con Sant'Ambrogio, cioè il prossimo anno con Sant'Ambrogio, noi cercheremo sicuramente di stare vicini. Di metterlo a suo agio, nella condizione ottimale per poter far sì che possa esprimere tutto l'anno eh, al meglio. Sono fiducioso perché, ecco, l'ho visto veramente determinato. Sa anche lui che ormai è l'ultima opportunità, questa. E sono convinto che se la saprà giocare bene. Ivano Fanini, parola conclusiva su questa, chiamiamola così, primo. primo... Eh, come dire, anello per il 2015 che si chiama Mauro Sant'Ambrogio. Qui vedo la foto, si può anche inquadrare della vittoria più bella in carriera di Sant'Ambrogio, quella della tappa di Bardonecchia al Giro d'Italia, dove secondo posto un certo Vincenzo Nibali in maglia rosa e poi avrebbe vinto il Giro, chiaramente e una volata. Ha vinto, tu? Vabbè, insomma, non ha vinto solo il Giro. Ma comunque, Ivano, io. Ti vedo insolitamente. No, sei contento di andare in Corridore Nuovo. Però vedo, mi sembra che in Mauro Sant'Ambrogio tu ci creda parecchio. Ma è come si fa a non credere a un corridore come Mauro Sant'Ambrogio? L'hai detto prima te, hai fatto vedere la foto. Io me la tengo qui davanti, perché dico che uno che batte, il numero uno al mondo, che in questo momento è, diciamo da un po' di tempo, è Vincenzo Nibali indipendentemente dalle classifiche che ci sono a livello mondiale, per me Nibali è il miglior corridore del mondo. Sappiamo anche perché, perché tu dici che è pulito. E eh, questo è importante, penso che sia la cosa più importante. Sant'Ambrogio qui era pulito anche lui perché ha fatto il, ha fatto il controllo antidoping, e era il risultato pulito. Poi ha avuto i problemi che ha avuto, che io non è con, con questo che la seconda dei suoi problemi, perché io a un corridore come questo per come la penso io, lo squalificava a vita. È così, lo squalificava a vita. Vabbè, Ivano, scusa, però vabbè. Io non l'ho squalificato, non, cioè non è stato squalificato perché ha fatto il corridore, ha fatto quello che eh, piace a me, cioè quello di confessare. E Ha confessato, è stato, è sta, gli è stata ridotta di parecchio la, la squalifica, l'anno scorso, poco tempo fa, un, cioè un anno fa praticamente ha vinto questa tappa e ora lui in questi giorni potrebbe iniziare a correre, per cui vuol dire che l'hanno tenuto in considerazione le forze mondiali del ciclismo, che fanno appunto della lotta al doping col nuovo presidente, eh, veramente un lavoro importante. E lui è stato il primo corridore appunto a deporre con questa nuova legge, nuovi regolamenti è stata ridotta molto la squalifica e io come amore e vita come ho fatto già in passato con tanti altri eh, sono stato ben lieto di trovare una soluzione con lui per aiutarlo e sono certo che prossimamente presto riuscirò a, passare, a farlo passare in una grossa squadra perché possa riuscire poi a competere in futuro a vincere queste corse qui perché uno che vince queste corse qui non le vince solo col doping le vinci perché sei nato un talento lui mi diceva oggi che in squadra si ritrova con Gavazzi Gavazzi è uno dei meglio velocisti del mondo e lui quando erano junior si ci lottava insieme per il primo e il secondo posto quindi vuol dire che Sant'Ambrogio è un corridore completo perché uno che riesce a vincere in volata e riesce a vincere un tappone davanti, davanti a Nibali e non si può dire che l'ha fatto vincere Nibali no. perché <ride> purtroppo Nibali è inferiore su un arrivo in volata con, come questo. Per cui, eh, magari a chiunque vede la fotografia dice eh, ma l'ha fatto vincere ma non è vero, ha, vinto. Quello, ha guarda, vinto sono tutte cose, quando uno vede o la maglia gialla o la maglia rosa fa vincere un altro dice sempre lo fa vincere, poi in realtà eh, bisogna tagliare il traguardo per primi senti Vanno, ultima cosa che ti volevo chiedere si parlava con Cristian di scommesse vinte e scommesse perse, con Benedetti avete perso una scommessa, però con con Mauro eh, dovreste vincere questa scommessa allora da noi ci vengano i corridori Naturalmente che a volte si scoprono noi, come è successo tantissime volte, numerose volte, o ci vengano per essere rilanciati o hanno avuto problemi di doping e sanno che noi facciamo una lotta a 360 gradi e magari uno per ripulirsi e per risuscitare ci viene a cercare, come può succedere ora il discorso di Sant'Ambrogio. Però noi, con, da noi ci sono molti rischi, no? ci sono rischi che tutti gli anni noi... Troviamo dei corridori in fallo e le facciamo smettere del tutto. Morti, morti definitivamente. E quest'anno è successo con due corridori. Poi, come è stato scoperto Benedetti, se l'hanno scoperto gli altri, l'abbiamo scoperto noi, quello sono problemi nostri, interni della società. Il fatto è che ha di correre, è uscito, da, è uscito da rompere le scatole nel dilettantismo toscano, perché guarda caso il ciclismo in Toscana aveva un Benedetti che vinceva tutte le corse negli ultimi tre anni, ha fatto un casino di doping, l'ho visto io, di controlli antidoping che risultava pulito, evidentemente buttava via tutto, era tutta una finzione di questi controlli antidoping, è venuto con noi due, dopo due mesi ha smesso di correre, qualcosa ci sta là sotto. No, però, Ivano, e non è solo Benedetti, anche qualche sì, altro... Qualche... Però io ti avevo intervistato quando l'avete tesserato e, e devo dire, poi ti conosco da qualche anno, non eri tanto convinto di Benedetti. Ma io non ho mai rilasciato un'intervista, non ho mai fatto una fotografia con Benedetti. Eh, trovami una fotografia che io sono con Benedetti. Io di solito, quando presento un corridore, non ho problemi a presentarmi. Io con lui eh, eh, ho sempre avuto i miei dubbi. L'ho preso in squadra per farlo smettere di correre. Perché io parlavo con i miei direttori sportivi, eh, Scarzelli, e, di, e tutte le volte che gli dicevo com'è andata la corsa: ha vinto Benedetti, ha vinto Benedetti, vada qui e vada là. Tutte le squadre si lamentavano perché sapevano che probabilmente... Ho detto io va bene, quando lui poi è venuto a cercarmi ho detto bene, bene, lo, lo, lo prendo volentieri, bene. perché era il corridore più parlato e discusso in Italia, Nessu nessuno è riuscito a fermarlo, dopo due mesi che era con me bene. è fermo, bene. poi se l'ha fermato Fanini, l'ha fermato Luci, l'ha fermato... Eh, io lo so chi l'ha fermato e sono contento e c'ho tutto nella cartella sua e qualsiasi documentazione che dice... Bravo, sei stato bravo, sei stato un grande perché perlomeno se si facessero tutti come te il ciclismo sarebbe più pulito.